Il nostro cammino con San Paolo quest'oggi approda nella città di Damasco per comprendere e penetrare in profondità quello che fu l'evento di Damasco che segnò indelebilmente la vita dell'Apostolo. Quindi idealmente divideremo in due parti ciò che accadde sulla via di Damasco e ciò che invece accadde nella città di Damasco vera e propria. La via che andava da Gerusalemme a Damasco era lunga 250 chilometri, percorsi in gran parte in una zona desertica. Ci si impiegava 7 o 8 giorni ad arrivare a Damasco e la strada era fatta prevalentemente a piedi. Quindi questa immagine del cavallo che accompagna San Paolo è un'immagine in gran parte oleografica, un'immagine che rappresenta le certezze da cui Paolo fu in qualche modo buttato a terra, le certezze che non ebbe più dopo questo avvenimento. Ma che cosa fu questo avvenimento? Si parla di conversione di San Paolo. Evidentemente non si tratta di una conversione morale, perché Paolo viveva in modo assolutamente corretto, fedele alla legge, zelante nel suo rapporto con Dio. Non si tratta nemmeno di un cambio di bandiera, come se Paolo fosse passato da una religione ad un'altra religione, perché il cristianesimo allora era parte integrante dell'ebraismo. Che cosa fu allora questo evento che noi chiamiamo conversione? Paolo nelle sue lettere lo descrive in questo modo. Dice: «Quando Dio, che mi scelse fin dal seno materno, si compiacque di rivelare a me suo figlio perché lo annunziassi ai pagani», ne parla quindi come di rivelazione. Quel momento fu per Paolo una rivelazione, infatti alcuni parlano di una sorta di illuminazione. Cioè Paolo, incontrando Cristo, non ebbe un cambiamento morale della sua vita, ma una nuova prospettiva offerta sulla sua vita. Un punto diverso da cui guardare tutto ciò che aveva caratterizzato la sua esistenza fino ad allora. Un punto così diverso che quello che Paolo aveva considerato importante da quel momento cominciò a diventare secondario. Su questa idea di conversione occorre fare una riflessione anche per la nostra vita. A volte cerchiamo anche noi di impegnarci nella conversione intendendola come una conversione morale e poi ci accorgiamo di non riuscire a correggere dei difetti di fondo della nostra personalità. Ma se per Paolo non si trattò soprattutto di conversione morale, ma di una nuova prospettiva con cui guardare l'esistenza, allora questo può essere valido anche per noi. Il Signore ci offre continuamente un nuovo punto prospettico, una chiave di lettura di quello che ci accade. E forse la conversione anche noi potremmo cominciare a interpretarla così, a guardare le cose con gli occhi di Cristo, dal suo punto di vista. È significativo poi ciò che accadde nella città di Damasco. Perché la città di Damasco segnò in qualche modo la rinascita, o meglio la resurrezione di Paolo. Perché? Gli atti dicono che Paolo rimase senza mangiare né bere per 3 giorni. Poi si incontrò con Anania, quel discepolo del Signore, che lo guarì dalla sua cecità. Ecco, quei 3 giorni sono chiaramente un tempo simbolico, corrispondono al tempo che passò dalla morte alla resurrezione di Gesù e quindi segnano in qualche modo anche la resurrezione di Paolo, che riacquistò la vista grazie all'intervento di Anania. Paolo sperimentò che per guarire dalle proprie cecità occorre l'intervento di un fratello, che in quel momento rappresenta la comunità, la prima comunità cristiana. Sono gli altri che ci aiutano nelle nostre guarigioni. Sono gli altri che ci fanno uscire dalla cecità, cioè da quella stagione della vita in cui, perdendo alcune sicurezze, alcune certezze, non sappiamo più come fare, non sappiamo più a chi rivolgerci. È la comunità cristiana che può farsi carico dei fratelli che attraversano le tenebre. Questo sperimentò Paolo. Sperimentò che è nella comunità che incontrava il Signore, incontrava Cristo. Significativo cosa Gesù gli dice al momento della rivelazione di Damasco. Gli dice: «Perché mi perseguiti?». Eppure Paolo stava perseguitando i cristiani. Gesù si associa la sua presenza alla vita della comunità, alla vita dei cristiani. Ecco, quindi all'inizio del ministero paolino c'è questo evento in cui lui cambia prospettiva sulla sua vita e scopre la forza
e la potenza della prima comunità cristiana nella quale è presente Gesù stesso.